debba spendere fino all'ultimo centesimo. E quindi vogliamo capire che cosa sta accadendo anche sul versante europeo, perché dalla terza tranche a quelli che saranno le possibili rimodulazioni mi sembra che non ci sia chiarezza. La CGIL ha sempre confermato, detto e affermato che questa è la sfida per il Paese, a partire da la ricostituzione della capacità amministrativa, che vuol dire per mettere a terra gli appalti, assumere personale che possa fare progettazione negli enti locali in particolare, a livello territoriale sicuramente. La seconda, che bisogna direzionare gli interventi, perché noi rischiamo di perdere alcune parti del Paese. Seconda questione che abbiamo posto al Ministro, quindi nell'ambito delle tante risorse che spettano a questo Ministero, la preoccupazione molto forte che sul piano di ripresa e resilienza ci sia ritardo l'abbiamo espressa al Ministro. Seconda questione, abbiamo posto noi in maniera anche abbastanza modo dialettico il fatto che ci sono dei temi sui quali la CGIL non è d'accordo. Quali sono questi temi? Allora, prima di tutto ci sono delle priorità che pensiamo siano fondamentali per il Paese. Penso al Sud, per esempio, rafforzare la viabilità ferroviaria, stradale, per consentire già adesso la mobilità all'interno di quelle regioni. Penso a Sardegna, penso a Calabria e Sicilia. Quindi, per quanto ci riguarda, se questa è la priorità, francamente, sul ponte, il ponte credo che non lo sia in questo momento, ma questo è il nostro punto di vista, l'abbiamo sempre detto, e poiché ci sono poste anche tante risorse, crediamo che in questa fase sia necessario dare una risposta oggi alla mobilità di popolazioni che sono escluse da questa possibilità e soprattutto sono escluse dalla possibilità di avere sviluppo industriale. Seconda questione che abbiamo posto sul tema degli appalti: non condividiamo la modifica fatta al codice degli appalti, cioè l'appalto cascata, perché questo determina un perpetuarsi infinito della possibilità dei subappalti. Allora, è possibile, per quanto ci riguarda, su questo era possibile fare degli interventi. Questo tema riguarda la qualità del lavoro e la possibilità e lo sfruttamento, tra virgolette, anche del lavoro, perché poi alla fine la catena dei subappalti si scarica sui lavoratori e sulle lavoratrici. Quella parte non va bene, così come non va bene il fatto che nel nostro paese ancora abbiamo 36.000 stazioni appaltanti e non si procede alla riqualificazione. Ultima questione, per noi emergenza è la casa. C'è un tema che si chiama sfratti, c'è un tema che si chiama impossibilità per le persone, soprattutto nelle grandi aree urbane, di trovare una casa a prezzi, ad affitti che siano abbordabili. C'è un tema che si chiama edilizia studentesca. Questa questione sta in capo a questo Ministero, cioè noi vorremmo che si assumesse il fatto che oggi in questo Paese non abbiamo alle spalle politiche della casa, ma si stanno determinando anche sulle politiche abitative un'ulteriore divaricazione tra le condizioni delle persone, cioè la casa è uno di quegli strumenti che favorisce l'impoverimento delle persone. A fianco di questa partita c'è tutta la partita studenti. Massima solidarietà ai ragazzi e alle ragazze, siamo con loro, conosciamo il problema. Il punto è che sul versante dell'edilizia studentesca, in particolare dell'università, in questo paese non si è fatto poco o nulla. Abbiamo provocatoriamente, ma mica tanto, proposto al Ministro che intervenga, per esempio, attraverso la legge delega, per tassare in maniera più ampia coloro che utilizzano o gestiscono le proprie abitazioni come rendita. Ecco, pensiamo che i centri storici devono essere abitati da persone e da famiglie, da studenti, e non diventare un grande, enorme albergo.